Allora, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, soprattutto buongiorno a Antonella, a Giovanni, Simona, Pasquale, Michele ed Enzo che stanno seduti qui vicino a me. Oggi è un giorno solenne per la città di Napoli, come ci capita in alcune occasioni, perché viene conferito un ricordo solenne, una medaglia d'oro a un ragazzo della nostra città, a Ciro, che da un lato non c'è più, dall'altro vive, come abbiamo ricordato anche ieri, devo dire, un'iniziativa molto bella, tenuta all'auditorium di Scampia sul tema sport e violenza, fortemente voluto dalla famiglia di Ciro, un dibattito molto civile, molto bello, molto articolato e con una bella partecipazione emotiva. E come ho avuto modo di apprezzare ieri, c'è un messaggio di vita nel discorso che abbiamo tenuto ieri tutte le persone che sono intervenute. E non è un caso che queste iniziative, questi tre giorni che sono tenute a Scampia hanno messo insieme, mettono insieme, perché anche oggi è una giornata che continua, sport, cultura, musica e arte. Addirittura il San Carlo che partecipa alle iniziative, gli artisti di strada, perché lo sport è vita, lo sport è cultura, quindi l'impegno che ci siamo presi, che Ciro vive e il suo esempio deve rimanere nella nostra città, ma come ricordava Antonella ieri, nel nostro paese, perché noi siamo napoletani, ma siamo italiani, quindi il messaggio che deve venire da Napoli è un messaggio forte. Noi ci siamo convinti, come amministrazione, ma credo come città, perché come ho ricordato ieri, Napoli si è unita in questa vicenda senza nessun tipo di distinzione, noi ci siamo convinti che Ciro ha avuto un comportamento esemplare quel giorno. Quindi oggi non stiamo qui a partecipare a un sentimento istintivo, emotivo, passionale, commovente o del cordoglio e della sofferenza, che pure ci può stare nelle fasi iniziali. Tempo è passato, si è riflettuto, poi chi ha ruoli e doveri istituzionali non può farsi prendere solo dalla passione e dall'istinto, ma deve ragionare prima di decidere, come dire, se conferire ad Antonella e quindi a Ciro una medaglia. Ci deve ragionare, ci deve pensare, ci deve riflettere, perché ci mette la faccia, ci mette la faccia l'amministrazione, ci mette la faccia la città. E ragionando ci siamo convinti ancora di più, cioè all'istinto e alla passione si è aggiunto il raziocinio. Perché questa medaglia a Ciro viene consegnata ad Antonella? Non è una gerarchia familiare e non è nemmeno il fatto che la madre è la persona più vicina a un figlio, che i genitori non potranno mai accettare questa morte, ma perché noi in Antonella abbiamo visto il comportamento iniziale più esemplare che si potesse avere in questa vicenda. Ieri qualcuno lo ricordava, se non avesse avuto quel comportamento si poteva innestare una spirale di violenza senza fine. Se solo avesse utilizzato parole diverse da quelle che ha utilizzato, che sarebbero state anche comprensibili e legittime in un momento di rabbia, di sconforto, invece avere quella lucidità, quella profondità e quella lungimiranza, io credo che è veramente da pochi. È un comportamento esemplare, è un comportamento da medaglia d'oro per lei e per suo figlio. Noi auspichiamo, speriamo e confidiamo, non siamo certi perché la certezza in quella materia l'ho persa, confidiamo che la magistratura possa fare fino in fondo il suo dovere e ho ragione di ritenere che lo faccia, perché ci sono tutte le condizioni per fare indagini approfondite, c'è una forte attenzione, una forte spinta, c'è un'attenzione non solo della famiglia attraverso i suoi difensori, ma anche attraverso il comune che si costituisce parte civile in questo processo, si è costituito e seguirà formalmente. Ma noi non faremo abbassare l'attenzione fino a quando le indagini non saranno concluse e che anche chi ha responsabilità politiche e istituzionali verifichi se dal punto di vista della prevenzione, al di là del fatto penale, si sia fatto veramente tutto. Ma noi oggi che cosa interessa soprattutto? Non solo quello di rivendicare il giusto diritto dei familiari e della città alla giustizia terrena, ma quello di evitare che noi ci ritroviamo fra un anno semplicemente a fare un po' la retorica della memoria,
che anche appartiene purtroppo a questi momenti tragici. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che quello che è accaduto non accada più e che Napoli possa diventare da esempio contro la violenza. Ieri già abbiamo fatto dei ragionamenti importanti, soprattutto Enzo, con una grande lucidità e capacità di analisi, ha fatto anche delle proposte che io condivido, che oggi qua non riprendiamo. Invece oggi riprendo solamente un concetto. Io vorrei, desidererei, auspicherei da napoletano, prima ancora che da sindaco, che i napoletani tutti, dagli ultras al più piccolo dei tifosi, possano avere l'anno che sta per iniziare dal punto di vista sportivo comportamenti totalmente esemplari e non cadere a nessun tipo di provocazione e a porgere l'altra guancia di fronte anche a comportamenti inaccettabili. Questo sarebbe il modo più straordinario, più grande, più forte e più potente per rappresentare la nostra città e per ricordare Cipro, perché così vogliono i familiari, così vogliamo noi, così vuole la stragrande maggioranza di questa città, cioè che Ciro venga ricordato con l'amore e non con la violenza. Quindi questo è l'auspicio, al di là delle proposte che faremo. Quindi noi ci saremo. Io sono convinto che la città ci sarà, perché mai come in questa vicenda, e chiudo su questo, non era facile. Non era facile, l'ho detto anche ieri, l'onda istituzionale, il vento che spirava era contro questa famiglia ed era contro Ciro. Anche io, insomma, sono stato, come dire, in qualche modo invitato da più parti nelle prime ore a non schierarmi in questa vicenda. La città si è schierata e quindi questo ci interroga anche del come mai la città si è schierata verso questa decisione così positiva. Evidentemente è una città che ha una grande umanità, quindi non lo dimentichiamo mai nemmeno questo giorno. È anche una città che sa analizzare, sa vedere e nei momenti decisivi sa mettere anche da parte delle divisioni che diventano sempre più fastidiose giorno dopo giorno. Quindi è stato un bel messaggio e per chi è credente penso che in questi momenti accade anche qualcosa di diverso dalle volontà misere nostre di ogni essere umano, che siamo piccolini rispetto a qualcosa di più grande. Quindi oggi c'è anche commozione, cioè avvertiamo tutti noi come giunta, come rappresentanti della città, interpreto la volontà del Consiglio Comunale che è anche stato molto vicino, insomma c'è la città, senza divisioni politiche, senza divisioni di censo, senza litigiosità inutili. Manteniamo questo spirito così forte, perché in questa vicenda c'è un conflitto tra l'amore e l'odio. Quindi vediamo Napoli come si schiera. Se rimarrà questo schieramento nei prossimi mesi dalla parte dell'amore, io penso che avremo scritto veramente una pagina che farà onore a questo ragazzo che a mio avviso si è messo là in quel momento giusto, non sbagliato. Qualcuno può dire stava al momento, nel momento, stava in quel posto nel momento sbagliato, non è vero. Lui stava al momento giusto nel posto giusto, perché lui stava andando allo stadio e non doveva prevedere lui che quello era un posto dove non bisognava passare e si è messo di mezzo, come sembra emergere, io di questo ne sono sempre ogni giorno più convinto, ma aspettiamo l'indagine, ma ne sono assolutamente persuaso, altrimenti non staremmo qui a dare questa medaglia, si è frapposto per evitare che potesse essere fatto del male a dei bambini, a delle famiglie che non volevano far altro che andare allo stadio a vedere la partita. Quindi questo riconoscimento a Ciro, che viene dato alla madre, in quanto la vita terrena di Ciro è finita, ma il suo esempio, le sue volontà, la sua forza di giovane ragazzo di Scampia, che aveva il diritto di vivere ancora a lungo, possa vivere per sempre attraverso la madre. Questo rimane scolpito per sempre, perché quando l'amministrazione, la città di Napoli, dà una medaglia, questa medaglia ci sarà per sempre, sta negli archivi della città di Napoli, sta nei nostri atti, sta nella storia. Quindi oggi si scrive comunque un momento che rimarrà per sempre. Quindi oggi, e chiudo, c'è un abbraccio ideale e formale che la città di Napoli fa alla famiglia Esposito nel ricordo di Ciro. Allora, io leggo la medaglia e quello che abbiamo scritto. La città di Napoli alla signora Antonella Leardi nel commosso ricordo del figlio Ciro Esposito in memoria del suo valoroso atto civile ed in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per il suo coraggio e la sua determinazione contro la violenza per mantenere alta la bandiera dello sport in nome della pace, della gioia e dell'amore. 25 luglio 2014, il signor.
Innanzitutto buongiorno a tutti, vorrei ringraziare le persone che sono qua questa mattina, anche quelle che non sono potute venire per impegni di lavoro o per lontananza. Vorrei ringraziare il sindaco che rappresenta la città di Napoli, che rappresenta la nostra città, la città di Ciro, la città che Ciro amava. La città che Ciro ama, perché come abbiamo detto Ciro vive nei ricordi, vibra per sempre, vibra nel cuore delle persone che lo hanno amato, anche se non lo conoscevano. Sono orgogliosa, anche se molto addolorata, però sono felice, orgogliosa che mio figlio è stato riconosciuto eroe, perché lui fondamentalmente era un leader, era un ragazzo semplice, ma un eroe, una persona che ha sempre difeso i più deboli. E in quel momento, giusto come diceva il sindaco, lui si è sentito in dovere di correre da quelle persone che avevano bisogno. E io mi auguro con tutto il cuore che questo cammino che abbiamo iniziato tutti quanti insieme ai tifosi, agli ultra del Napoli, possa continuare non solo quest'anno ma per sempre. Io sono sicura e convinta che i ragazzi, i tifosi del Napoli, che hanno amato, che amano Ciro, renderanno orgoglio a Ciro, alla nostra famiglia, alla famiglia Esposito, alla città di Napoli, affinché noi possiamo diventare l'orgoglio non solo partenopeo, ma l'orgoglio italiano. Grazie ancora a tutti.